Vorresti comprare Ronaldo, ma non c'è i crediti manco per paletta? Bene, passa nel link in descrizione: crediti e FIFA Points a prezzi imbattibili. E in più con il codice Giustisia avrai uno sconto indescrivibile. Buona prima, ragazzi, qui è già e oggi siamo tornati con questo nuissimo video. E come avrete ben visto, ragazzi, ho acquistato Maradona. Adesso vi andrò a dare tutte le motivazioni che mi hanno spinto appunto a fare questo acquisto. L'ho già provato per ben 4 partite. Tutte giocate in Weekend League, quindi già posso dare un primo giudizio, certo ancora non definitivo. E ragazzi, io vi chiedo solamente di lasciare un mi piace perché Maradona non è, non è da tutti, eh? Comprare Maradona, quindi vorrei solamente dirvi di lasciare un mi piace. Allora, per chi di voi mi segue da più tempo, insomma, da. Da qualche video anche sa che il mio obiettivo era Ronaldinho 91 in, in, in un primo momento lo è ancora cioè il mio obiettivo è andare a comprare questo Ronaldinho voi direte perché se l'obiettivo è Ronaldinho sei andato a prendere Maradona ve lo spiego subito come vedete il prezzo di Ronaldinho è 3 e 3.400.000 adesso non è un orario fantastico diciamo che di solito si può trovare anche a 3.350.000 di solito quello è il prezzo più basso a cui l'ho visto in questi giorni ok mettiamolo in questo modo 3.350.000 Considerate che io ieri sera mi sono messo un po' a fare pulizia del club Quindi mi sono messo a vendere un po' giocatori in forma Giocatori che magari mi hanno tenuto per qualche motivo Molti 84 ho venduto Dato che non ho in programma di fare le Prime Icon che sono uscite Almeno per il momento Questo è un altro discorso che poi riprenderemo e eh, quindi eh, diciamo che ho deciso, ero arrivato appunto a circa 2.800.000 crediti Dato che io ho venduto Blank, ho venduto Blank perché, vabbè la squadra tanto ve la posso far vedere ormai perché non c'è niente da, da spoilerare Ho venduto Blank per quale motivo? Sempre per cercare di avvicinarmi il più possibile a Ronaldinho Poi, dato che nei pacchetti non abbiamo trovato un cazzo, non sono riuscito appunto ad avvicinarmi quanto volevo a Ronaldinho Ho detto... Che come posso fare? Le soluzioni erano due. La prima era comprare Bail e Nangolan. E ibridare anche Manolass per dare intesa a Alexandro. Cambiando modulo di partenza. Non con questo modulo qui, con un altro modulo. Bail, farlo giocare alla TT con 7 intesa E prendere Nangolan, che mi veniva a costare 700.000. In attesa di potermi permettere Ronaldinho. Cosa ho voluto fare invece? Ho detto, anziché andare a comprare due giocatori, che magari si poteva essere anche un'idea. Ho detto, perché non prendere Maradona? I crediti ce l'ho. I gredi ce l'avevo in quel momento. Ho detto, tanto prima o poi lo vado a comprare Maradona perché per provarlo, prima o poi l'avrei provato perché è una nuova icona. Quindi, se avessi aspettato di prendere Ronaldinho e provarlo dopo, per rifarmi altri 2 milioni e 8 ci avrei messo una vita. Quindi ho detto, vabbè, prendo Maradona, lo provo. Poi, se è devastante, che proprio dici no, frate è fortissimo, lo devo avere per forza. Lo tengo e Ronaldinho arriverà ma. Ci vorrà un po' più di tempo. Nel caso invece sia comunque forte, perché ovviamente è forte perché Maradona. deve essere forte per forza, ma non così tanto devastante, Eh, posso sempre andarlo a rivendere. Certo ci vendo un po', ci, ci perdo un po' in tasse, ma ragazzi, se stiamo a guardare le tasse, da che, che ci ho perso un capitale dall'inizio di FIFA 18, capito? Quindi questo è il discorso. Quindi sono deciso, cioè sono deciso, ho deciso di andare a fare questo acquisto. Potrebbe sembrare un po' una pazzia, ma adesso... Ma adesso vi vado a dire un po' eh, come, come mi è sembrato. Ci ho giocato quattro partite in Weekend League, le ho tutte registrate. Le ho tutte registrate, quindi alla fine le vedrete un po' i vari gol e varie magari, azioni salienti di Maradona. E ragazzi, ho dovuto inserire ovviamente David Luiz, non mi sta convincendo. Molti di voi mi hanno detto: prendi David Luiz, allora, in quattro partite ho affrontato avversari non eccellenti, questo c'è anche da dire, eh? ok? Quindi non si può dare una valutazione. Però, per quello che ho visto, David Luiz non mi fa impazzire perché sembra molto molto lento. Molto molto lento rispetto all'anno scorso, anche. Quindi non lo so, eh, l'opzione è o eh, tengo David Luiz oppure prendo. rimetto Rudiger e faccio giocare Alexandro con 7 d'intesa, 8 d'intesa, quello che sia. Devo un po' decidere, ancora lo, lo devo provare per bene, David Luiz vi faccio vedere che ci ho fatto solamente 4 partite, costa pure abbastanza quindi... Per costa 92.000 crediti, non mi sta convincendo Herrera è tornato qui nel, nel, suo, nel suo ruolo naturale dove doveva esserci una ingolana. nel caso avessi scelto quell'altra opzione, ve l'ho detto Però che alla fine non ho scelto, che alla fine ho scartato, sbagliando non sbagliando non lo so eh, Però ragazzi, però ragazzi vi vado a parlare adesso di Maradona Allora come vedete 4 partite e 2 gol c'è un discorso da fare, io vi ripeto, l'ho giocate tutte quante i Weekend League. Tra l'altro di venerdì mattina, che è forse il momento peggiore perché giocano tutti i pro, ok? Quindi io avrei tranquillamente potuto fare quattro partite in, eh, amichevoli, singole online, fare 12 gol e dirvi Maradona è il giocatore più forte della storia, ok? Cosa che non ho fatto perché io lo devo usare in Weekend League, quindi non ha senso dirvi stronzate, ok? L'ho detto elegantemente. Però, ragazzi, eh, allora, mi sta piacendo, sì. La cosa che ho notato tantissimo è non sono tanto le tre stelle pietre debole che non ho avuto così tanto modo di, di testarle, ok? Ma è l'80 di resistenza, perché vi dico di stamina, cioè. Perché vi dico che lo sto notando? Perché io cambio modulo, come voi ben saprete ormai, ve l'ho detto 40 volte. Il modulo con cui io vado a giocare è Maradona. L'ho messo a sinistra apposta perché ha tre stelle piote debole, quindi può andare sul fondo o magari incrociare, tirare a incrociare. Che cosa mi sto accorgendo? Mi sto accorgendo che, dato che questo, questi due centrocampisti corrono tanto di loro, in questo modulo devi correre tanto perché, anche se tu li metti resta, resta in avanti, cosa che ho messo a Maradona. Lui eh, proprio per questo modulo rientra sempre un pochino. Quindi corre tanto. E l'80 di stamina si sente. Eh, non so Dembele, tra l'altro, quanto abbia. Eh, 74 di stamina. Pure Dembele, infatti, si sente. Quindi questo è un po' una prima pecca, ok, di questo maratona qui La seconda cosa è magari un po' la finalizzazione che l'ho notata effettivamente 89, che voi direte è, è, è tanto, in effetti è tanto Però se noi andiamo a vedere per esempio un Del Piero Del Piero ragazzi c'ha di finalizzazione 95 E la differenza si vede, vi posso già dire questo, ok? La differenza si vede in generale però mi sta piacendo, sì, perché è molto vabbè, è molto veloce, molto rapido, sembra un po' un Messi, sembra è molto simile a Messi. Quindi assolutamente è positivo il giudizio finora, però se vi dovessi dire vale questi quasi 3 milioni di crediti, per il momento c'è un punto di domanda. Devo ancora provarlo bene, vi ripeto, 4 partite non sono nulla per capire che cos'è un giocatore, però una prima impressione già me la posso fare. E vi posso dire che in questo momento ancora devo capire bene come usarlo. Non penso che questo sia il modulo adatto a Maradona, per quale motivo? A me non serve un giocatore... In generale, che in questo ruolo che vada a finalizzare. Perché fi per finalizzare, ragazzi, c'è Ronaldo. Come vedete finalizza eppure bene. Quindi, a me mi serve un giocatore capace di fornire assist, eh, capace di andare sul fondo, metterla in mezzo col passaggio potente per cercare il tapin. Oppure mi serve il giocatore tipo Del Piero che da fuori aria ti tira destro o sinistro, dato che c'è le 5 stelle debole, e ti segna da qualsiasi posizione. Quindi questa è la cosa. Probabilmente dovrei cercare di usare Maradona centrale al posto di Del Piero, ma Del Piero con 83 di velocità non può andare a fare il ruolo che fa Maradona, che invece con 93 è un po' più avvantaggiato, ovviamente. 10 in più di velocità sono tanti. Quindi ragazzi, devo ancora capire bene come utilizzarlo. Comunque adesso starete vedendo qualche... Qualche cosa, qualche estratto delle partite che, che, che ho fatto, mi ha segnato, mi ha sbagliato addirittura un rigore. Lì, probabilmente è colpa mia, dato che Maradona c'ha di rigore, ve lo dico subito: 86. Io ho detto, vabbè, io faccio a lui di solito tirare tira del Piero, che c'ha tipo 90 e passa. E ho detto, vediamo un po' i rigori di Maradona. Io l'ho angolata probabilmente troppo, quello penso sia stata colpa mia, e eh, l'ha sbagliato, però non, non influisce più di tanto, vi ripeto. In questo modulo, così è difficile. Nel 4-2-3-1, è difficile che sia il COC laterale a finalizzare. È più facile che sia l'attaccante o il COC centrale, quindi del Piero. Cosa potrei fare? Cosa che ho fatto, che starete vedendo, cioè eh, cambiare modulo in game. Non subito, non subito, perché io in questo modulo mi trovo molto bene. Però nel caso vedo che la partita si metta o male o molto bene, in questi due casi, posso andare a sperimentare il 4-3-1-2. Usando Maradona. E Maradona e Ronaldo attaccanti, ci o del Piero. E a centrocampo usare Dembélé che poi o può uscire per Gorezca che ho in panchina che è veramente fenomenale come, come, come sostituto. Oppure anche Dembélé può fare tranquillamente centrocampista perché è così veloce che ti fa tutte e due le fasi senza problemi. Il 30 di difesa non influisce più di tanto alla fine. Quindi mettere Maradona e Ronaldo in attacco. Maradona a sinistra e Ronaldo a destra così entrambi incrociano. Questa sicuramente potrebbe essere un'opzione migliore. Perché, perché sì, ragazzi? Maradona con quel 93% di velocità e con l'altissima agilità può scambiare veloce con Ronaldo e andare uno dei due a finalizzare. Quindi, questo sicuramente potrebbe essere. Un'opzione però vi ho detto che questo modulo in difesa è perde molto quindi per questo o quando devo recuperare una partita, quindi devo spingere un po' più in modo offensivo lo metto, oppure quando vedo che la partita sto tipo già 3-0. Tipo una partita mi è capitata che starete vedendo che stavo già 3-0. Ok, ho detto: vabbè, vado a cambiare, metto 4-3-1-2, vediamo un po' Maradona come si comporta in questo modulo qui. Quindi, in questi due casi posso andare a cambiare, altrimenti non mi sento ancora abbastanza sicuro di andare a mettere subito il 4. 2-3-1 Non so ragazzi Probabilmente potrebbe essere Stata anche una scelta Sbagliata Cioè Avrei potuto prendere Bale Che in quel ruolo Magari può, può fare anche meglio Perché magari c'è anche più, più difesa Adesso non lo so Sicuramente Mi sembra che Bale C'ha quasi 60 di difesa Ok Sicuramente avrà anche più stamina Però ho detto Io Maradona prima o poi Lo proverò quindi tanto vale provarla destro. Poi nel caso non mi convinca pieno, eh, lo vado a rivendere e prendo Ronaldinho che rimane sempre il mio obiettivo primario perché è il mio giocatore preferito di sempre, io ve lo ripeto. Non è che abbia nulla contro Maratona, anzi. Però è il mio giocatore preferito di sempre, non ci vostro fa niente. Magari il vostro sarà Maratona, però non è che dite Ronaldinho fa schifo, per dire, ok? E quindi l'obiettivo rimane sempre Ronaldinho. Eh, vediamo un po' questa weekend league come ci riusciamo a piazzare e se riusciamo a fare qualche credito. Dato che a quanto pare il mio account è triggerato, non mi fanno trovare nulla nei premi della weekend league, però va bene. Eh, fatto sta che ragazzi cercherò assolutamente di divertirmi perché eh, una cosa che ho notato, che sicuramente starete anche vedendo, è l'impatto che ha questa squadra sull'avversario. Perché su quattro partite tre rage quit, che, che quando non avevo Maradona ma per dire avevo Williams, non mi capitavano. Potrebbe essere una coincidenza, per carità, non lo metto in dubbio. Però, ragazzi, però fatto sta che Maradona, Del Piero e Ronaldo tutti insieme fanno un po' effetto. Uno che si ritrova davanti, diciamo, e si caga un po' addosso. Eh. Quindi anche l'impatto che la squadra conta molto. Con queste squadre qui è capace che tu magari fai un gol al secondo minuto, per, magari anche per culo. Eh. L'avversario è più forte, eh. però dato l'impatto che ha fatto la squadra, ti quitta subito. Quindi questi sono i vantaggi Di avere queste squadre Niente ragazzi Io spero che, eh, che niente Che questo video vi sia stato utile Soprattutto per chi di voi Magari è interessato a comprare Maradona Magari io ho dato Una mia prima impressione Nei prossimi giorni Tenetevi aggiornati Sia sui miei social Che su qui appunto il canale Per saperne di più E, e niente ragazzi Io direi che Da me e da Diego Armando È tutto Ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio come sempre per la visione Ciao